non accenna a fermarsi l'ondata di arrivi di migranti sulle coste italiane. Solo nel giorno di Pasqua l'isola di Lampedusa ha accolto 974 persone su 26 imbarcazioni. L'hotspot dell'isola è al collasso. Nelle ultime 24 ore a Lampedusa 974 i profughi, un dato rapportato al fatto che l'hotspot dell'isola è già al collasso da tempo. Al momento si contano 1847 ospiti a fronte di una capienza di 400. L'emergenza sembra inarrestabile. Intanto i soccorsi segnalano la presenza di due cadaveri rimasti in mare. Secondo quanto riportato finora, le imbarcazioni arrivate a Lampedusa sono salpate tutte dalla Tunisia. I passeggeri, tra i quali donne e bambini, provengono da diverse zone dell'Africa occidentale, Sierra Leone, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Mali. Gli ultimi arrivi registrati in serata sono stati di gruppi di 42 persone, 40, 40, 36, 40, 35, provenienti in questo caso da Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Burkina Faso, Camerun, Congo e Gambia.